Buon pomeriggio a tutti e bentornati su questi canali che stiamo portando avanti insieme. Stiamo facendo insieme un bel lavoro di controinformazione su YouTube, siamo quasi 310.000 iscritti e molte dirette che stiamo organizzando perché, ripeto, per me è sempre un lavoro collettivo, hanno un seguito superiore anche a diversi programmi televisivi, il che non soltanto mi rende orgoglioso, ma mi spinge a tentare il più possibile di portare avanti questo lavoro di controinformazione, perché se non fosse così importante informare, il sistema non investirebbe così tanto in disinformazione. Per questo cerco sempre di coinvolgere delle persone capaci, che stimo e che soprattutto possono portarci delle informazioni dirette, perché sono state sul campo. Sara Giudice, che ho il piacere di avere come ospite oggi, è una reporter italiana appena tornata da Beirut. Era fino a poche ore fa a Beirut, dunque era in Libano mentre Israele bombardava anche la capitale, ma non solo. Israele ha bombardato già ovunque il Libano, dal nord al sud, non soltanto nella zona del fronte, ha bombardato dovunque, al confine con la Siria, nel nord del paese. Io, Sara, sono stato tante volte a Beirut, ho visitato tante volte i campi profughi palestinesi e racconto spesso che io in vita mia ho anche lavorato in cooperazione internazionale nel Centro America, nella Repubblica Democratica del Congo, in zone veramente disagiate dal punto di vista sociale ed economico. Tuttavia, io non ho mai visto e non sono stato a Gaza. Neppure riesco a immaginarmi quel che oggi Gaza stanno facendo gli israeliani, pulizia etnica nel nord della striscia, dichiarando che l'obiettivo appunto è rendere invivibile, togliere l'acqua per fare andare via tutti, perché coloro che resteranno lì o moriranno di fame, di sete, non soltanto di bombe, oppure saranno costretti ad andarsene. Dicevo, non sono mai stato a Gaza, ma non ho mai trovato una situazione complessiva di carenza di qualsiasi diritto così tragico come quella che ho visto nei campi profughi palestinesi in Libano. L'estate scorsa ho fatto dei reportage nei campi profughi palestinesi in Giordania, una situazione drammatica, ma mai ai livelli dei campi profughi palestinesi in Libano. Io ho visitato chiaramente i campi profughi intorno a Beirut, ma i campi profughi a sud, intorno a Siro, a Tiro, a Sidone, eccetera, insomma, zone che tu conosci bene. Sara Giudice è reporter, collabora con l'Espresso e con il Millimetro, che è una rivista con la quale anch'io collaboro, e questa è la copertina dell'ultimo numero che potete già acquistare. Io metto qui il link in basso. Sostenere questi prodotti editoriali che fanno controinformazione è molto molto importante, perché oggi è sempre più complicato ricevere delle informazioni. L'avete visto anche rispetto a quel che è avvenuto quest'anno in Palestina, ma non soltanto quest'anno, perché fino al 7 ottobre praticamente non si parlava più di Palestina, non si parlava mai nulla di quel che appunto accadeva nei territori occupati o nella striscia di Gaza. Dunque sostenere delle realtà che fanno informazioni in maniera davvero seria e che banalmente permettono a Sara Giudice di fare dei reportage direttamente sul campo. Dunque Sara ci racconterà adesso, ora che resterò zitto, quel che succede in Libano è davvero importante. Sara, grazie. A te la parola. Cosa sta accadendo in Libano? Come hai vissuto queste ultime settimane appunto a Beirut? E raccontaci il tuo punto di vista. Buongiorno Alessandro, grazie intanto per avermi invitata. Sono molto contenta di poter raccontare la testimonianza di quello che ho visto in queste ultime settimane. Faccio un po' avanti e indietro, appunto perché avendo anche una bimba piccola, prendo continuamente aerei che mi portino a Beirut. E tutto guarda, ho raccontato tanti paesi in crisi, ho raccontato purtroppo tante tragedie. Ma quello che ho visto negli ultimi giorni è qualcosa di diverso, qualcosa che mi ha segnato profondamente. Innanzitutto voglio dirti che è tutto complicato, anche per noi giornalisti, perché innanzitutto quando riesci ad atterrare a Beirut, già l'aeroporto, già quando arrivi, è una condizione di estrema precarietà, perché l'aeroporto si trova in una zona a rischio. Quindi l'unica compagnia aerea che vola, una delle pochissime, è la Middle East Airlines. E i piloti hanno dichiarato diverse volte praticamente sostanzialmente di schivare i razzi e già appunto riuscire ad atterrare già ti senti come dire miracolato in quel momento, ok, ce l'ho fatta, siamo in salvo, ma nel momento in cui si atterra e si esce dall'aeroporto bisogna scappare, diciamo, bisogna correre in macchina e lasciare al più presto quell'area perché è un'area appunto a rischio. I missili sono caduti, tieni conto, a 1,5 km dall'aeroporto anche. Quindi immediatamente si percepisce questa sensazione di estrema tensione.
E dopodiché, appunto, è una città spaccata in due, Beirut, perché da una parte è completamente distrutta, no? Quindi a sud, nel quartiere di Dayeh, appunto, che era, diciamo, il quartier generale di Hezbollah, chiamiamolo così. E Cioè invece già dall'altra completamente parte, distrutta, in poche settimane è già completamente distrutta. diciamo di sì, diciamo che è una buona parte, possiamo dire la metà, forse un po' di più. In ogni caso, è un luogo, è un non luogo ormai. Perché è un luogo dove non ci può vivere più nessuno, dove tu vedi queste immagini di persone che caricano le auto velocissime, mettono dentro materassi, mettono dentro tutti i resti della loro vita. Io sono stata a Dakir, sono stata una delle pochissime giornaliste a riuscire ad entrare. E l'ho fatto come l'ho fatto? L'ho fatto entrando con una ragazza che abitava lì, che aveva la casa di famiglia. E lei mi ha detto a un certo punto, l'ho incrociata e mi ha detto: io devo andare a recuperare le cose della mia vita, i miei ricordi, il profumo di mia madre, i cappotti per l'inverno, non ho più niente. Io ho detto: per favore, posso venire con te? Insieme percorriamo le strade di questo, appunto, di questa periferia ormai distrutta in macerie e saliamo a casa sua, all'ottavo piano di questo palazzo sventrato, con ovviamente. Tutte ti puoi immaginare, diciamo, anche la paura, perché in qualsiasi momento quella zona può essere un obiettivo, un target. L'aiuto a caricare queste borse, queste valigie piene di oggetti personali, mentre lei comunque è in lacrime e si accorge e non sa se potrà mai più tornare in quella che è la casa della sua vita. E a un certo punto ricordo che mette i diplomi della scuola che ha fatto. Io le dico: Rana, guarda, forse non è il caso adesso, capisco tutto, ma siamo in pericolo, dobbiamo andare via, no? Quindi prendi proprio lo stretto indispensabile. Allora lei prende le foto di famiglia e io lì ho capito che cos'è la guerra, no? Ho capito l'orrore della guerra, ho capito la devastazione della quotidianità di queste famiglie che da un giorno all'altro si sono trovate a perdere tutto e si devono considerare comunque fortunate perché sono vive. E quindi, scusami, torno a noi. Quindi, questa città spaccata in due: da una parte le periferie del sud devastate dai missili, e dall'altra una città a nord, quindi il lungomare, la promenade più famosa del Medio Oriente, Il Rausch. Esatto, dove però i locali sono tutti chiusi ormai e dove sulla spiaggia e sul lungomare appunto ormai ci sono le tende degli sfollati, perché moltissime persone che provengono da sud o anche siriani che si trovano per l'ennesima volta in guerra non hanno un posto dove di fatto dove poter stare perché le scuole sono piene, diciamo i luoghi adibiti a campi profughi di fatto sono pieni e comunque il governo ha detto prima i libanesi purtroppo, quindi per loro sono gli ultimi degli ultimi e quindi ci sono queste intere famiglie. Ieri ho visto una scena di un signore che tagliava la barba e i capelli ad un altro signore, si fanno la doccia in mezzo alla strada, bambini lasciati in condizioni disumane. Veramente faccio un po' fatica perché è come, diciamo, i luoghi che noi riconoscevamo come dei luoghi meravigliosi, che all'improvviso si trovano in grandissima difficoltà, si trovano a essere spaesati, si trovano a essere di nuovo in guerra, no? Loro la conoscono la guerra, chiaramente, però l'impressione che ho avuto è che non si aspettassero così velocemente di ripiombare in questa drammaticità. E poi ovviamente c'è la situazione sanitaria, è una situazione sanitaria al collasso, ovviamente la sanità lì è privata e quindi si divide anche qua in più fortunati e meno fortunati. Ho visitato l'ospedale cristiano di Beirut, un ospedale anche diciamo di buon livello gestito da privati. E lì ho incrociato la storia che più mi ha devastato, forse della mia carriera, anche se purtroppo ce n'è una lunga lista, però questa, la storia di Sama, è la storia di una bambina che ha il 50% del corpo ustionato e che sta lottando tra la vita e la morte. Il racconto della mamma è il racconto di una normalità, quindi Sama si trovava sul pianerottolo di casa. Stava giocando mentre la mamma cucinava e all'improvviso un raid è caduto nel palazzo di fronte a loro e ovviamente quindi ha devastato anche casa loro e questa mamma all'improvviso ha visto sua figlia bruciare viva sostanzialmente. Sono riusciti a salvarla
ma ovviamente la prognosi è ancora riservata, quindi io ho potuto raccontare questa storia. E che dire, mi dispiace mettere anche, cioè, il fatto forse anche di essere madre mi rende tutto questo molto insopportabile. E è chiaro che è l'orrore della guerra, e chiunque lo viva, voglio dire, da una parte e dall'altra ne vede l'orrore, ne vede le ingiustizie, ne vede quello che ti restituisco però della popolazione libanese è questo. Perché noi siamo civili, no? Che abbiamo fatto di male, no? Chiaramente io ho provato a chiedere, ma questo era un obiettivo sensibile, qui chi ci viveva, perché ovviamente questi raid sono raid che mirano all'uccisione di alcuni membri di Hezbollah oppure alcuni membri del fronte palestinese, eccetera, eccetera. Ma io ti posso assicurare che, come sempre accade ovviamente in una guerra, le vittime civili e innocenti sono incalcolabili, quindi la verità è che non lo so, ho provato anche a spiegar loro, ho incontrato un'autorità religiosa molto vicina ad Hezbollah, l'ho intervistata e ho provato a capire le ragioni dell'altra parte, di una parte e dall'altra. Ho la sensazione, Alessandro, che never ending story, cioè questa storia non finirà mai, che purtroppo non c'è il desiderio di pace, c'è desiderio di rivendicazione dei propri diritti, di resistenza da una parte, c'è dall'altra ormai, come dire, un'irrazionalità ingiustificata, chiaramente. Adesso con la morte di Sinwar, diciamo, sono in tanti a pensare, ok, adesso basta, no? Possiamo mettere fine alla guerra? E in realtà c'è ancora la questione degli ostaggi aperta, quindi ho la sensazione, se da una parte appunto questa uccisione in molti ha riacceso la speranza, no? di una possibile fine di questi attacchi incontrollati, in tanti altri invece, soprattutto in Libano, si sente la sensazione forte che finché non entreranno in Libano non finirà questa storia. Cioè loro hanno la paura incredibile di un'invasione del loro paese e quindi e non hanno intenzione di arretrare, non hanno intenzione ovviamente di cedere niente. E quindi quando io ho chiesto a questa autorità religiosa, ma non desiderate la pace? E mi ha fatto anche molto riflettere, mi ha risposto, ma se entrassero in casa tua, prendessero e ti dicessero: guarda, io adesso la sala e la cucina sono mie, la cameretta e il bagno sono tuoi, però così possiamo fare pace, accetti? No, ed è, come dire, abbastanza significativa come. Sara, nel 1983 Sandro Pertini, da Presidente della Repubblica, disse: fino a che non ci sarà riconoscimento dello Stato di Palestina, eccetera. Tra l'altro fu anche colui che in quel discorso definì intollerabile il comportamento israeliano durante le stragi di Sabra e Shatila, che fondamentalmente furono commesse, cioè la mano fu farangista libanese, ma la mente, chi permise quelle stragi di civili, furono chiaramente gli israeliani. All'epoca ministro della difesa c'era Ariel Sharon. E ti dicevo, Pertini disse: fino a che non ci sarà chiaramente la fine dell'occupazione, il riconoscimento dello Stato di Palestina non finirà mai. È la realtà. Io mi sono oggi riletto, io studio molto la questione anche relativa appunto alla nascita de delle organizzazioni politiche terroristiche, politico di resistenza per qualcuno, terroristiche per altri, perché Certo. poi, come tu ben sai, la visione è sempre diversa. Cioè io quest'estate nei campi profughi palestinesi in Giordania, dove non sono arrivate le bombe per adesso, nessuno definiva Hamas un'organizzazione terroristica, tutti quanti la definivano resistenza. Come Assolutamente. io considero Hamas anche un'organizzazione terroristica, sia chiaro. Certo, Come anch'io, considero assolutamente. lo Stato israeliano uno Stato terrorista e non lo considero uno Stato democratico. Per me, i soldati israeliani che bruciano vive le persone a Gaza, definite da Netanyahu eroi, per me sono terroristi in divisa. Tra l'altro, anche con una mentalità oggi messianica, fondamentalista. Ma lo dicono gli stessi leader israeliani, insomma, è sufficiente riportare le loro dichiarazioni quando appunto parlano dell'obiettivo della creazione della Grande Israele, dal Nilo all'Eufrate, chissà un domani prenderemo Damasco, perché questa è la volontà di Dio, stiamo semplicemente rispettando la volontà divina. Sono cose che tu ben sai. Quello che voglio dire a tutti, perché oggi stiamo parlando di Libano, che è tutto collegato alla questione palestinese, no? La prima invasione Israele la fece nel 78 per tentare di allontanare i miliziani dell'Horta che si erano rifugiati.
quando appunto ci sono le stragi di Sabra e Shatila, arrivano chiaramente dentro a Beirut e lì nasce Hezbollah. E Hamas non era ancora nata. Hamas nasce nell'87, in piena occupazione israeliana di Gaza. Lì allora c'era non soltanto l'occupazione, ma anche la colonizzazione, cioè c'erano coloni israeliani che vivevano nella striscia di Gaza, che è l'obiettivo tra l'altro oggi della leadership israeliana, riportare le colonie dentro Gaza, perché vogliono chiaramente rendere invivibile per i palestinesi la striscia per occupare tutto. Questa è la realtà. Dunque, i leader hanno ammazzato Nasrallah. Qualcuno sostiene Hezbollah, quindi decapitato, l'operazione terroristica. Tu eri lì in Libano quando c'è stata l'operazione terroristica dei cercapersone e No, dei... sono arrivata subito dopo. Sono arrivata Ok. subito dopo. Ero lì in via, ad Senz'altro... esempio, quando l'Iran ha attaccato. Ok, senz'altro diciamo un attacco terroristico che ha causato problemi enormi a Hezbollah. Io Certo. ricordo a tutti che già un leader di Hezbollah, il primo segretario, uno dei cofondatori, venne assassinato nel 94, nel sud del Libano, al-Musawi. Venne assassinato, tra l'altro morì anche il figlioletto di 5 anni, in quell'occasione degli elicotteri Apache colpirono il leader di Hezbollah e poi entrò Nasrallah. Per vendicare la morte di quel ragazzino di 5 anni, organizzarono Hezbollah l'attentato all'ambasciata israeliana a Buenos Aires. Ci furono decine di vittime e anche un attacco, lì già c'era Nasrallah, dei soldati israeliani, un agguato che vennero assassinati. Cioè, fino a che non comprendiamo che non ci sarà mai pace, fino a che proseguirà l'occupazione illegale, e questo non è un'opinione, dei territori palestinesi ed è collegato alla situazione chiaramente di Hezbollah. Hezbollah verrà decapitato e finirà, come oggi di fatto l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina non esiste più. Però è stata sostituita da Hamas, che tra l'altro è stato per anni anche più forte. Magari domani Hezbollah o Hamas verranno sostituite da altre sigle di Certo. terrorismo o resistenza, dipende dai punti di vista, per combattere contro chi? Quello che tu dicevi, chi mi entra dentro casa e mi dice: ok, sono pronta alla pace, ma da qui o te ne vai, comunque questo salotto e questa cameretta è mia. Come andrà a finire secondo te e come sta oggi il Libano, che già viene da una situazione economica disperata? Certo. Io ho la sensazione che non è finita. No, ad esempio la città di Saida, no? L'antica Sidone. È una città dove sono stata un paio di giorni fa che sostanzialmente sembra essere stata risparmiata. Se vai outside in questo momento sembra che non sia successo niente, la vita procede normale, anche lo stesso quartiere Hezbollah dove io poi ho incontrato questa autorità religiosa che non usa mezzi termini, cioè per lui il 7 ottobre è la rivincita degli arabi nel mondo, punto. E qui appunto, no? Il confine Fondamentalismo. sottile tra terrorismo, tra resistenza, Assolutamente. probabilmente sono entrambe le cose, sono vere, no? È sia resistenza sia terrorismo, eccetera. Certo E che è comunque, terrorismo. lui, esatto, e lui mi diceva che temono che sia quello il prossimo target. E loro sono assolutamente convinti che finché non entreranno in Libano e non conquisteranno, non si fermeranno. E non so appunto se questo sia più ovviamente adesso una condizione di terrore e di paura che una possibile, e come si comporterà la comunità internazionale a questo punto. Abbiamo visto ormai qualsiasi cosa, l'impunità che da una parte viene concessa è, non lo so, agghiacciante. E io conosco abbastanza la mentalità israeliana perché ho vissuto un periodo della mia vita lì. E loro da che nascono, come tu ben sai, hanno questo culto della difesa, quel culto del difendiamoci a tutti i costi, la nostra è la difesa della razza proprio ebraica, quindi la nostra è una condizione di necessaria sopravvivenza, per questo ci comportiamo in un determinato modo. Ma oggi sono in tanti a pensare che in realtà sia proprio questo premier averli portati nel baratro, no? C'è una resistenza anche dei cittadini israeliani in questo momento rispetto a questo governo. Quindi che cosa augura? Io vedo, come dire, da una parte e dall'altra, come dire, degli estremismi, no? E che non mi fanno purtroppo ben sperare. Da una parte vedo più ragioni rispetto da altre, che appunto è quella di un'invasione, no? Cioè che è quella di un non riconoscimento di un popolo, no? Di uno stato e di un popolo, che quindi chiaramente, penso al campo profughi anche di Saida, proprio palestinese, no? E questa persona accanto a me mi diceva, loro nascono con lo status di profugo, cioè lo status di rifugiato, da che nascono? Loro sono di fatto rifugiati,
Cioè, non hanno, come dire, il diritto ad un'identità, ad una vita, ad un luogo dove poter crescere i loro figli, dove poter vivere la loro vita. Come si può vivere con questa condizione? Io dico, ma come si può vivere? Una cosa che mi distruggeva proprio anche il cervello, con i droni che costantemente ti passano sulla testa. Lì a Beirut, in qualsiasi quartiere dove andavo, in alcuni più che in altri, penso a questo quartiere centrale proprio di Beirut, con questo palazzo sventrato perché è caduto un missile, dove questi continuavano a vendere frutta, i negozi a aprire, le persone a vivere come se nulla fosse successo, e questi droni continuamente sopra la testa. Il rumore Veramente che il costante dei cervello droni me l'ha raccontato un'infermiera di Medicine Frontiere di è Gaza. Quindi in questo momento incredibile. anche a Beirut ci sono i droni israeliani. Assolutamente, in qualsiasi momento del giorno e della notte. E io non mi posso dimenticare le mie notti lì dove venivo svegliata dai bombardamenti che si sentivano. In qualsiasi momento, cioè tu stai lì dentro il tuo appartamento, anche in un luogo in teoria, perché io stavo in un appartamento considerato sicuro, nel quartiere cristiano, ma a pochi chilometri da, diciamo, le zone bombardate, e senti continuamente il palazzo tremare, le bombe in lontananza, i droni vicino alla finestra. Io non capisco come si può vivere in questo modo? Come si può Terminator, vivere in sembra un questo film modo? dell'orrore come Terminator, le macchine contro gli esseri umani. E come al solito, in questo caso, chi può scappa. Ricordiamolo, il Libano è un paese circondato da paesi ostili, perché da una parte c'è Israele, dall'altra c'è la Siria, quindi dove possono andare queste persone? I più fortunati, sai che fanno? Prendono gli yacht dall'aeroporto di Beirut e se ne scappano a Cipro, 2.500 dollari di viaggio, e scappano. E poi appunto molti di loro hanno anche la doppia nazionalità, francese, eccetera, quindi se ne sono già andati, chi può? Se n'è già andato dal Libano. E quindi chi soffre, come al solito, gli ultimi e gli ultimi degli ultimi, che non sanno assolutamente dove andare. Io, cioè, i bambini, il diritto all'istruzione in questo momento in Libano è interrotto perché la campanella doveva suonare il 23 settembre, ma oggi le scuole sono adibite a campi profughi, ovviamente, perché le persone non sanno dove andare, devono essere ospitate dentro. Quindi vedi questi palazzi di queste scuole, anche molto belle, dove ci sono materassi, dove ci sono beni di prima necessità, devono condividere in centinaia, due o tre bagni, anziani, disabili, bambini, donne. È un paese, come, ovviamente, allo stremo delle sue Magari Sara, non possibilità. tutti sanno che magari qualcuno fuggito durante la prima Nakba, perché poi di catastrofe ce ne sono state diverse, per intenderci, fuggiti nel 48 e rifugiati in Libano quando i gruppi anche paramilitari sionisti veramente praticavano pulizie etniche, ma è quello che stanno facendo tutt'oggi. Leggete un libro che si chiama di Ilan Pappé, La pulizia etnica in Palestina. Comunque vi dicevo, alcuni magari hanno avuto poi documenti libanesi, però tantissimi, la maggior parte nei campi profughi palestinesi in Libano sono niente, non hanno i diritti, hanno pochissimi diritti economici e sociali, poi oggi anche perché le organizzazioni non governative, le organizzazioni dell'ONU per i rifugiati palestinesi non lavorano come prima, chiaramente, ci sono le bombe, quindi diritti economici e sociali terrificanti. Fili della luce scoperti che ogni anno ammazzano 14-15 persone di media ogni anno. Situazione sanitaria, ce la sta raccontando Sara, chiaramente tremenda. Immaginate durante l'attacco terroristico dei cercapersone, che qui l'informazione italiana l'ha descritto come una grandissima, come dire, hanno più insistito sulla capacità dei servizi segreti israeliani che sulla tragedia dell'attacco terroristico. Io dico, è come se le notizie relative ai giudici antimafia assassinati dalla mafia le avessero dette dicendo però che bravi mafiosi, come sono stati bravi a piazzare il tritolo nella macchina Abili, davanti abili. alla casa di Borsellino oppure sotto l'autostrada, capaci, bravi, bravissimi mafiosi. In questo modo è stato descritto, non cerca persone che esplodevano nei mercati, negli ospedali, nelle scuole, li avevano medici, infermieri, insegnanti che hanno accecato bambini, insomma una roba incredibile, ma questa è l'informazione. Ma mancano nei campi profughi palestinesi anche i diritti civili, cioè non possono fare un sacco di lavori. Io ricordo sempre, Sara, quello che disse Andreotti, non un miliziano di Hamas, Andreotti, commentando la guerra Hezbollah-Israele nel 2006, dove poi ci fu un accordo perché Hezbollah riuscì anche a causare delle vittime a Israele, disse: se noi tutti fossimo nati in un campo profughi palestinese, e si riferiva proprio a quelli in Libano,
bombardati anche oggi e vivessimo da 50 anni senza alcuna prospettiva né per noi né per i nostri figli, diventeremo dei terroristi. Questo lo disse Andreotti. Soltanto chi vive quella realtà conosce questo fatto qui. Solo chi ci va, e quindi è compito diffondere. Cioè, io lo dico e ti rilascio la parola. Sara, a Gaza ci sono anziani che sono morti, bruciati vivi, nelle tende, ed erano nati nelle tende, cioè espulsi da casa loro, dalla Palestina nel 48, magari le famiglie, nati nei campi profughi, che quando si parla di campo profughi qualcuno si immagina sempre delle tendopoli. Oggi sono le tendopoli perché sono stati bombardati i campi profughi, quindi sono le tende sulla spiaggia di Beirut o le tende sulla spiaggia di Gaza, dove attaccano anche lì. Ma i campi profughi, Khan Younis, Arafat, quando si legge nato in un campo profughi, magari un leader di Hamas, prima erano tende, poi sono diventate città, costruite con una casa sopra l'altra, mattoni, eccetera, tutte dove se arriva lì un missile fa una strage sempre di civili, soprattutto di bambini, perché c'è una densità abitativa sconvolgente. Ma all'inizio, dopo la prima Nakba, dei ragazzi, dei bambini sono nati nelle tende e diventati anziani nel 2024 sono morti nelle tende perché nel frattempo avevano lasciato le loro case, bombardate i campi profughi e trovato una tenda di fortuna. Cioè, questa è la realtà, è oltre l'inferno. Oltre all'inferno, quantomeno, È chiaro che ripeto, raccontiamole a no, è te. chiaro che poi la rabbia diciamo, nasce anche da questa riflessione. Ma noi che generazione costruiamo? Questi bambini, questi ragazzini, no, che si vedono distrutte le loro case, morti i loro parenti, le loro madri, i loro padri, i loro fratelli. Ma che cosa può co covare nei loro cuori, nelle loro menti, se non altro odio? No? Io, a me piange il cuore quando sento festeggiare per il 7 ottobre, perché è chiaro che lì ci sono altri innocenti morti ed è un Assolutamente. orrore, è chiaro e non, è ovvio che sia un errore, non, un orrore, non c'è bisogno di dirlo continuamente, ma tu condanni il 7 ottobre, ma chiaro, ma certo, ma ovvio, ma non c'è bisogno neanche di dirlo, altri innocenti morti per niente, anziani, donne, un orrore, continuamente, odio su odio, odio che nasce, che porta altro odio. Ma dico, ma questa condizione come si fa a livellare? Come si fa a ripartire, no? Come si fa con una pagina bianca se continuiamo a costruire odio? Allora, tu ti vanti di essere un paese democratico? Comportati da paese democratico. Io dico solo qua, comportati da paese democratico, che non può rispondere come ha risposto. Perché altrimenti sei anche tu un terrorista, cioè nel senso. E delle due l'uno, o noi ci comportiamo, noi, come dire, alla superiorità morale di definirsi un paese democratico e si comporta però come i terroristi. Quindi, cioè, con questo comportamento, con questo modo di fare, noi stiamo creando, loro, noi, non, no, stanno creando generazioni e generazioni, adesso anche in Libano, di giovani che hanno dentro l'odio nei confronti di Israele, ma anche nei confronti dell'Occidente, nei confronti nostri. E quindi questo a cosa porterà? Io voglio proprio ragionare come dire, di lungimiranza politica, no, no, di cosa porterà questo per i nostri figli? E questa è la rabbia, no? Che è più questa, oltre alla sensazione di impotenza completa per non poter fare niente per queste persone, di fatto, di concreto, no? Perché io, ovviamente questa è un po' la frustrazione del reporter, vai, racconti le tragedie. E poi, come dire, speri che mettendo una luce in quella strada buia possa un giorno migliorare qualcosa che poi puntualmente non migliora. Scusami per lo sfogo, diciamo, della frustrazione del reporter sul campo, no? Perché siamo veramente anche un po' stufi di continuare a raccontare cose che sembrano non cambiare mai. Sara, io il 27 gennaio, sì, il millimetro, il 27 gennaio 2023, lo ricordo, c'è un bellissimo reportage di Sara Giudice su questo numero, questa è la copertina, Donne in guerra, c'è appunto un reportage che racconta quel che sta avvenendo in Libano da Beirut, e lo trovate appunto nel link in basso. Sostenete acquistando, abbonandovi con il millimetro, l'informazione libera. Io scrissi, era nel gennaio 2023, quindi ben prima del 7 ottobre. Un reportage pubblicato sul millimetro si trova sul sito nei campi profughi palestinesi. Raccontai la situazione, alla fine l'ho rivisto, no? Si conclude questo reportage. Ho scritto queste parole. Scrisse Bertolt Brecht: tutti a dire della rabbia del fiume in piena e nessuno della violenza degli argini che lo costringono. È una frase che chiunque abbia il coraggio di approfondire la questione palestinese dovrebbe imparare a memoria.
tutti a dire della rabbia del fiume e nessuno della violenza degli argini che lo costringono. Questo lo scrissi prima del 7 ottobre, perché era evidente che qualcosa sarebbe accaduto, non sape... e come è evidente che qualcosa riaccadrà. Anzi, io temo che torneranno, che erano stati accantonati per qualche anno gli attentati suicidi, dato che oltretutto l'ala militare di Hamas e anche Hezbollah comunque è stata decapitata. Io credo che il desiderio di vendetta che esiste, è drammaticamente, tragicamente umano, perché gli umani vivono anche con il desiderio di vendetta. Riesploderà quando, ripeto, i bambini vedranno anche di Gaza i loro fratellini che magari ora non hanno una gamba, soffrire per le menomazioni, per le amputazioni, magari morire di stenti e di fame tra qualche mese, perché a Gaza si muore di fame, ma anche in Libano, che la situazione sociale ed economica è tremenda, magari penseranno benissimo, prendiamo un coltello e facciamoci vendetta o facciamoci esplodere, queste robe qua. Io lo dissi l'8 ottobre quando ero convinto, perché conosco gli israeliani e soprattutto conosco la mentalità oggi fondamentalista, fanatica, che guida molti ministri al potere in Israele, anche Netanyahu, ma soprattutto i ministri, diciamo, che seguono i partiti del potere ebraico. Insomma, è un neosionismo, per utilizzare un termine utilizzato, coniato, credo, da Ilan Pappé, che veramente assomiglia come mentalità alla mentalità nazionalsocialista. Ragionano come i nazisti: siamo noi il popolo eletto e abbiamo diritto divino. Siamo noi, ragionavano i nazisti, la razza superiore. Dunque, se serve il sangue per imporre questo, se serve l'olocausto degli ebrei, è quello che dobbiamo fare, perché siamo la razza superiore. Ecco, se serve la distruzione di Gaza, se servono 100.000 bambini, perché poi i morti a Gaza non sono 45.000, sono molti di più, anche in Libano, perché ci sono, come tu ben sai, Sara, persone sotto le macerie, appunto nei Certo. quartieri, un tempo roccaforti di Hezbollah. Ecco, se servono queste decine di migliaia di morti, amen, perché il disegno divino, l'obiettivo che è legato a Dio, è più importante del sangue dei palestinesi. Ce l'ha data Dio quella terra promessa, e noi ce la dobbiamo andare a prendere anche spargendo il sangue. È questa la mentalità, ma non se ne esce. Ti chiedo, tu credi che ci sarà dunque un'invasione israeliana, diciamo, di terra più potente, che addirittura potrebbero le truppe israeliane arrivare a Beirut? Non lo credo questo a Beirut, credo che però continueranno gli attacchi che tra l'altro non so se hai notato fanno sempre meno notizia, sempre meno notizia, eppure io ero lì fino a ieri e fino a ieri a pochi chilometri da dove stavo venivano distrutte case, venivano ammazzate persone, quindi mi fa paura anche questo, no, abbassamento del livello di importanza della notizia rispetto al Libano. Io temo che verranno attaccate altre città. Molto importanti, sì, questo sì. E, faccio anche questa riflessione, Alessandro, a questo punto, decapitata l'ala di Hamas e di Hezbollah, a questo punto possiamo parlare che se la guerra e gli attacchi continueranno, a questo punto è pulizia etnica, perché delle due l'una, se non lo era prima, lo è adesso, no? Visto che, come dire, tutti i nemici giurati sono stati uccisi, tutti gli attacchi allora da adesso in poi sconsiderati in questi luoghi, specialmente ovviamente, ma non solo, il Libano, che obiettivi hanno? Che obiettivo hanno? Visto che, come dire, ormai il responsabile della strage del 7 ottobre hanno avuto la testa, no, del suo responsabile. Anche questa riflessione a questo punto, come si comporterà la comunità internazionale? Meloni sarà in Libano, quindi come si comporterà rispetto a questa situazione? Penso che sia anche la questione che determinerà un po' le prossime ore. Poi c'è l'Iran, ovviamente, che è l'altro possibile target. Quindi io, diciamo, la situazione libanese la vedo purtroppo, lo dico, mi piacerebbe poterti dire qualcosa, accendere una luce di speranza, ma in questo momento io la vedo veramente drammatica. È un paese sull'orlo veramente di una crisi di nervi importante. E le persone che vivono a Beirut,
in questo momento stanno provando a scappare verso nord anche, e quando hanno provato a scappare in massa verso nord sono arrivati i bombardamenti anche lì nella zona di Tripoli, per intenderci. Quindi la verità è, te la riporto dalle parole delle persone, nessuna persona in Libano in questo momento è al sicuro, perché non è vero che vengono bombardati solo obiettivi sensibili, vengono bombardate anche il centro della città e anche zone ritenute assolutamente sicure. Quindi È questo stato anche è bombardato, l'aspetto. hanno fatto una strage in un villaggio cristiano nel nord del Libano, ho letto. Assolutamente sì, assolutamente sì. Come A me sono hanno arrivate anche anche fatto delle saltare in testimonianze. aria un villaggio del sud con un santuario di 2000 anni. Hai visto quelle immagini? Assolutamente. Ti volevo chiedere questa cosa, perché la società libanese è estremamente spaccata, Hezbollah per anni si è comportato come uno stato all'interno dello stato, utilizzando anche violenza e armi per diciamo, acquisire potere e consenso, oltre che attività sociali, distribuzione di aiuti, perché è veramente uno stato, addirittura con un sistema sanitario, Welfare, sì. economico, welfare, assolutamente. Stessa identica cosa che tra l'altro ha fatto Hamas. Sono anche modalità attraverso le quali le organizzazioni sono guadagnate il sostegno popolare. Ma c'è una parte di libanesi, appunto, cristiani, cioè non soltanto cristiani, anche musulmani, alcuni sunniti, altri musulmani comunque più moderati, eccetera, che ha sempre visto in maniera negativa Hezbollah. Diciamo, questo magari resta anche, però in maniera più tranquilla Israele, nonostante Israele, ripeto, abbia già invaso, questa è la quarta invasione del Libano da parte israeliana, la quarta dal 78 in poi. Pensate che l'invasione dell'82, il nome con la quale hanno chiamato in Israele questa operazione era Pace in Galilea, come dire, dobbiamo invadere per costruire la pace. Le abbiamo visti i risultati delle operazioni di Pace in Galilea. Ti domando, l'hai detto un pochino prima, quindi però te lo ridomando. Anche all'interno della popolazione non legata ad Hezbollah, anche estremamente critica nei confronti di Hezbollah, sta crescendo un sentimento di odio e di rivalsa anti-israeliano. Meno, secondo me meno. Ho intervistato ad esempio questo intellettuale libanese molto noto e lui mi ha detto, ad esempio, mi ha dato un punto di vista diverso, no? Mi ha detto, è chiaro che Israele è comunque il nostro nemico, Israele si è comportato malissimo, insomma, non c'è assolutamente una carezza a Israele, però ha anche detto che forse questa può essere un'opportunità per il Libano di liberarsi definitivamente da Hezbollah, Di Hezbollah. che considera e ha considerato comunque, dal suo punto di vista, una catena che ha portato lo stesso paese nel baratro e nell'odio. E anche questo è un aspetto interessante ed è parte Assolutamente, lo della comprendo popolazione perfettamente da. più silenziosa, ovviamente, chiaramente. Spesso è borghesia illuminata, passami il termine, che ha magari avuto accesso anche ad altri strumenti, insomma, e che considera non un'occasione, per carità, forse non è la parola propriamente giusta, però, visto che siamo arrivati a questo punto, liberiamoci da Almeno. Hezbollah. Almeno liberiamoci da questa catena che non ci ha portato a niente di buono. Che è un estremista, che non è, che è appunto anche molto egoista da un certo punto di vista, perché porta la popolazione poi al baratro, le persone innocenti che sono state uccise spesso, no? In qualche modo sono vittime anche collaterali di quello stesso altro odio legato appunto ad Hezbollah. Quindi c'è una parte della popolazione che dice: ok, adesso che ne sarà di noi? Ci vorrebbe chiaramente, no? Dall'altra parte, un governo capace di prendere in mano questa situazione e portare il paese verso la salvezza. E mi chiedo, ma se pensiamo al fascismo, no? Pensiamo al fascismo, quando l'Italia era durante il periodo del fascismo, e noi abbiamo avuto i nostri partigiani a liberarci, no? Da quell'odio e a liberarci da quella mentalità, a liberarci. Ora, oggi, dove sono i partigiani? No? I partigiani a Gaza, i partigiani in Libano, ovviamente mi riferisco in questo caso, tu mi dirai, beh, sono loro i partigiani perché si difendono da Israele. Ok, però esiste una parte silenziosa che vorrebbe ribellarsi, scusami, anche all'odio di Hamas e all'odio di Hezbollah? Questo Il è Libano sicuramente interessante. esiste perché la società, io credo che
quello che è Israele, appunto la polizia etnica, il tentativo di genocidio che stanno, che portano avanti. Non si sta parlando di quello che stanno facendo ora nel nord di Gaza. Io perlomeno le mie fonti, parlo però dei palestinesi nei campi profughi, il desiderio di vendetta e di proseguire la Certo. lotta armata è altissimo. È troppo grande quella Ma classe di soprattutto, Sara, se sentimento. vengono chiusi tutti gli spazi politici, se Israele ti dice non ci sarà mai Certo. uno Stato palestinese, mai, e È certo. votano una legge alla Knesset per evitare, per sé non ci sarà mai uno Stato palestinese, se vedono che tutti gli spazi, anche le lotte che qualcuno ha fatto, non violente, perché c'è stato in questi anni anche, ci sono state delle persone in Palestina che hanno realizzato delle no lotte non violente, per qualcuno erano corrotti, per altri invece erano, come dire, illuminati, eccetera, però hanno visto che non hanno portato a nulla. L'avanzamento delle colonie illegali nei territori occupati è senza precedenti degli ultimi anni, prima del 7 ottobre, senza precedenti. Non c'è mai stata un'espropriazione tale negli ultimi 2 anni, prima del 7 ottobre, ovviamente ora ancora di più, di terre, case, campi, Certo. pozzi dei palestinesi nei territori occupati, dove per il diritto internazionale lì le truppe israeliane sono truppe di occupazione dove non dovrebbero esserci come oggi. Dunque, se vedono che nonostante prima del 7 ottobre, nonostante tutto, nonostante anche anni maggiormente pacifici, tra virgolette, perché poi ci sono rapporti Save the Children 2022-2023 di Amnesty International che dimostrano che non ci sono mai stati anni più violenti, durante i quali sono registrati più vittime di bambini palestinesi come 2022-2023, prima del 7 ottobre, appunto nei territori occupati. Mai! Cioè decine e decine di bambini Certo. E palestinesi come si fa a assassinati da costruire un... coloni illegali protetti dai soldati israeliani. Cioè io veramente E per sono questo convinto dico, che cioè, come con lo la comunità costruisce un sentimento internazionale, di nell'82 era pace? presente maggiormente la comunità internazionale, truppe americane, c'erano i soldati italiani, eccetera, poi truppe americane subirono anche enormi attentati, anche realizzati da Hezbollah, appena nata l'organizzazione, enormi anche attentati contro le truppe israeliane di occupazione sul del Libano. Hezbollah nacque anche così e raggiunse consenso anche grazie ad una serie di azioni militari sanguinosissime nei confronti appunto dei militari israeliani. Ecco, ma esisteva il presidente della Repubblica Sandro Pertini, si esprimeva in un determinato modo, avevamo dei politici in Europa più illuminati, più indipendenti da Washington. Oggi io vedo, a me sembra, qualcuno dice: ah, gli Stati Uniti d'America sono estremamente legati a Israele, Israele è potente, sono gli unici, ma io mi sembra il contrario, mi sembra qualcuno dice: ah, Israele è la colonia americana in Medio Oriente. No, oggi gli Stati Uniti d'America sembrano una colonia israeliana, al di là dell'Atlantico, insomma. Questa roba qui io vedo che il potere di pressione e influenza sulla politica americana che oggi ha lo Stato israeliano e dunque nei confronti dell'Europa, che soprattutto in virtù di quello che si è visto sulla guerra in Ucraina e tutto è diventato un protettorato americano, è sconvolgente. Dunque, come se ne esce? Sono sincero, eh? Sai a chi io e mai ne avrei pensato, a chi mi affido quantomeno dal punto di vista di un lavoro di diplomazia? Alla Cina. Non l'avevo mai pensato, Sara, non l'avevo Certo. mai e mai avrei pensato di pensarlo. Io la temo un po', io la temo un po' però. Sono gli Te unici che temo un fanno po'. sedere, hanno fatto sedere al tavolo gli iraniani con i sauditi, le varie milizie palestinesi, questo prima dell'assassinio dell'ex leader di Hamas a Teheran. Ci provano quantomeno, certamente facendosi i loro affari, sono un paese Temo un nuovo imperialista, colonialismo di alto ma contorno. non guerrafondaio come altri, cioè non espansionista in un certo senso. E questo non voglio, non sto dando giudizi positivi della società cinese, non la conosco adeguatamente, figurati. Ma noto che sono più raziocinanti oggi i cinesi, raziocinanti i cinesi degli americani. E mai avrei pensato di pensarlo Sì, anni fa. Come se ne è un esce se la comunità aspetto. internazionale non esiste? No, è Se chiaro, l'ONU è considerato in queste una palude condizioni come costruire. di antisemitismo dai leader fanatici israeliani, l'ONU è una palude di antisemitismo. Come se ne esce? Poi Attaccano i loro. militari italiani in Libano delle Nazioni Unite. Incredibile, con questa ossessione dell'antisemitismo e con questo tipo di aggressività, no? Dal punto di vista proprio dell'invadere, come si costruisce un sentimento di pace nella popolazione palestinese o libanese che può portare loro stessi a liberarsi degli estremismi di Hamas e Hezbollah? Come la costruisci?
con questo modo. Chiaramente la priorità qui è salvarsi da un'invasione, salvare le terre, salvare. Quindi è questa, è proprio questo che mi fa più rabbia, questa mancanza di visione politica, no? Anche rispetto al futuro. Conta solo quello che è accaduto adesso, conta solo la vendetta, conta solo ma. Che paesi consegneremo ai nostri figli? Che condizione? Io veramente non, è veramente mortificante. È mortificante vedere il comportamento di un paese che appunto si considera superiore, no? Rispetto a vedere far sprofondare il suo popolo nel baratro della guerra, nel baratro del fanatismo, un fanatismo fascista, mi dispiace dire, in Israele oggi c'è un fanatismo fascista. Penso che, come dire, no, sia veramente difficile dire il contrario. E ovviamente sono riusciti, incredibilmente, dopo il 7 ottobre, a far dimenticare quell'orrore di quell'atto, di quell'azione terroristica e passare dalla parte del torto. Era difficile, ci sono riusciti. Il dramma è che chi fa dei discorsi e dei ragionamenti con i nostri viene considerato, ecco, allora ti piace Hamas, ti piace Hezbollah, come No, no, per dallo carità, cioè, per carità, per carità, cioè. Sara, ti ringrazio. Va Il bene. reportage di Sara, pubblicato appunto sull'ultimo numero del Millimetro, ecco la copertina, si intitola Nel dolore del Libano e l'ho trovata appunto nella rivista che potete acquistare o abbonarvi, ancora meglio, nel link qui in basso. Sara, ti volevo ringraziare. E Grazie. tornerai a Beirut, immagino, nelle prossime settimane, Penso che nei prossimi giorni, penso proprio di sì. nei prossimi giorni. In bocca al lupo e grazie per tutto quello che Grazie. fai. E ricordo a Grazie anche tutti che nell'ultimo anno sono stati presi di mira centinaia di giornalisti assassinati a Gaza, ma anche nel sud del Libano, deliberatamente, tra l'altro, dalle forze armate israeliane, come ci sono inchieste anche di Reporters Sans Frontières. Dunque, sostenere giornali, riviste, giornalisti e reporter che hanno il coraggio, come Sara, di andare sul campo. È un dovere, in un certo senso, condividere i contenuti e le informazioni che Sara, giudice o altri reporter e giornalisti coraggiosi ci permettono di conoscere. Nel senso, è proprio un modo per onorare questo tipo di informazione che è l'unica che davvero potrebbe salvarci. Come diceva Julian Assange, se le guerre nascono dalle menzogne e se possono essere fermate dalla verità. Grazie, Sara. Grazie, buon lavoro Alessandro, grazie mille. Ciao.